Finalmente arrivata la prima vittoria in Serie C per le ragazze del Panvit. Le San Giorgini hanno infatti superato 58-56 Cavallino Poask al termine di una gara incerta e combattuta sino alla sirena. E dire che le virgiliane, per il match interno contro le milanesi, hanno dovuto fare i conti ancora una volta con un roster ridotto all'osso. Nel primo quarto il Panvit parte contratto e sembra quasi spaesato nel campo di casa del Palavano. Fatica a macinare i giochi studiati in allenamento, ma comunque riesce a contenere l'ostico Cavallino arrivando alla prima sirena sul 12 pari. Nel secondo quarto la musica sembra non cambiare rispetto alle scorse settimane. San Giorgio spreca diverse conclusioni sotto canestro, non è precisa nei tiri liberi. Prima dell'intervallo lungo si vede tornare in panchina anche l'infortunata Bonazzi. Il secondo quarto va così in archivio sul 26-32. Nella ripresa il Panvit si schiera a zona e la mossa dà i frutti sperati. Le San Giorgine infatti entrano nel quarto decisivo sotto solo di un punto, sul 42-43. Negli ultimi minuti le due squadre si portano sul 52 pari, Bertasi firma una tripla importantissima, ma Poasco riesce quasi a raggiungere le avversarie con i liberi di Brambino. Nell'ultimo minuto Bernardelli, l'unico pivot del San Giorgio in campo, segna due fondamentali punti e regala la vittoria alle biancorosse. Il Panvit tornerà in campo domani sera, sempre al Palabancole contro Sustinente, per un derby che si preannuncia spettacolare.